Certo. Francesco Letizia, di dov'è? Di Novara. 1900 l'anno 85. La galleria di collaborazioni, il percorso, insomma, dove ha debuttato? Tutto Mercato Web, poi arriva la possibilità di conoscere, grazie a Tutto Mercato Web, colleghi, stando sul campo di calcio, sul campo del mercato. Conosco Michele Criscitiello, da poco arrivato a Sport Italia a Milano. Conosco Gianluigi Longari, che nel frattempo era mio collega. Sotto la guida di Michele Criscitiello, insieme prendiamo la gestione di Tutto Mercato Web, lo rendiamo il primo sito di calciomercato e contemporaneamente, ovviamente, mi inserisco, grazie a Michele Criscitiello, anche a Sport Italia. E da lì sostanzialmente sposo la causa di Sport Italia, con qualche altra collaborazione anche in mezzo, come la Gazzetta dello Sport, dove ho fatto 3 anni. Quale redazione? Gazzetta TV prima e poi Gazzetta.it, Mediaset Premium con il campionato brasiliano, però insomma poi si torna... Telecronache? Telecronache, certo, e però poi si torna sempre al primo amore, perché Sport Italia per me è casa, non è un lavoro, è casa, come le persone che la gestiscono e che ci lavorano. La gioia più bella in tutto questo percorso? La gioia più bella professionale... diciamo che quando arrivi a fare la finale di Coppa America e la finale di Coppa d'Africa nello stesso anno è una soddisfazione. Quando arrivi a fare tutte le telecronache di precampionato del Milan nella stagione in cui porta lo scudetto sul petto è un'enorme soddisfazione. Però passami la battuta, può sembrare scontata, la gioia più bella è sempre la prossima, perché c'è sempre ambizione da parte sia del progetto di cui faccio parte che personalmente. E invece sul campo di queste parti, proprio vista dal vivo, commentata dal vivo, la più bella proprio? Diciamo, la più... commentata dal vivo è la prima volta che commenti una big dal vivo, anche se è una gara di precampionato.